Che cosa ti aspetta in amore? Cosa ti aspetta in amore? Ti ricordo ovviamente che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page e cliccare sul tastino abbonati. Il tastino abbonati si trova vicino al tastino iscriviti e potrai scegliere l'abbonamento che preferisci. Potrai scegliere l'abbonamento che preferisci. E allora usiamo naturalmente i tarataro. I tarataro saranno i tarocchi che vengono utilizzati per questa stesa. I tarataro, ricordiamo, i tarocchi più antichi esistenti su questo e anche su altri pianeti, hanno una provenienza, diciamo, veramente, veramente lontana nel tempo, non si sa esattamente qual è la provenienza da parte dei tarocchi. Salutiamo la nostra Gina, salutiamo Angelica. E Gina, mi raccomando, fai il tuo lavoro, che sei pagata per questo, anziché perdere tempo. E allora, quindi cerchiamo di capire cosa ti aspetta in amore, quali sono le novità, quali saranno le novità. Troverai finalmente la persona giusta, troverai finalmente una persona che si innamorerà di te. Salutiamo anche Pietro, salutiamo anche Sissi, la nostra vecchia Sissi, e vediamo un attimino che cosa ci dicono i Taratarot, cosa ci raccontano i Taratarot, e vediamo proprio se ci sarà qualche cambiamento importante in amore, qualche cosa di bello in amore che capiterà nella tua vita. Allora, quello che devi fare è scegliere. Intanto pensare a quello che tu vorresti in amore, perché uno dei grandi problemi che hanno le persone è che non riescono a ottenere quello che vogliono semplicemente per il fatto che non hanno un'idea chiara, non hanno un'idea certa di cosa vogliono. E allora, ovviamente, se tu non sai quello che vuoi, difficilmente riuscirai a ottenerlo, perché, come dire, come fai a ottenere qualcosa che non sai neanche che cos'è? Ecco, quindi sognare una cosa bella che può capitare a un uomo? Eh sì, infatti immagino, immagino. Comunque sia, vedi che cosa ti può capitare in amore. Cosa ti può capitare in amore? Quindi la prima cosa che devi fare è scegliere la scelta del testimone. La scelta del testimone, primo testimone il Buddha, secondo testimone la piramide, e terzo testimone, la stele. Che cosa ti può capitare in amore? Buddha, piramide o stele? E partiamo naturalmente con il Buddha, utilizzando i Tarot, che come ben sapete sono veramente tra i tarocchi più antichi, tra i tarocchi più importanti della tarologia di tutti i tempi. Il mondo dei Tarot è un mondo veramente intrigante, un mondo veramente interessante, per cui attraverso i Tarot potrete veramente fare delle scoperte fantastiche, potrete veramente essere, cioè, la persona più felice del mondo, perché con i Tarot potrai ottenere grandissimi risultati. E allora, partiamo con la stesa del Buddha, partiamo con la stesa del Buddha e vediamo un po' che cosa ti aspetta in amore, che cosa ti aspetta in amore. È molto importante quindi con i Tarot capire che cosa ti aspetta in amore. Quindi ricordo, prima stesa il Buddha, seconda stesa la piramide, e terza stesa la stele. Fai la tua scelta e partiamo col Buddha. Che cosa ti aspetta in amore? Mescoliamo i Tarot e vediamo cosa ci racconteranno i Tarot. Ricordo che grazie proprio a queste sessioni medianiche via Skype con Krishna, Gesù, Yahweh e quant'altro, Osho, abbiamo definito che le prime tre carte rappresentano praticamente la situazione, le seconde tre carte, i consigli, e la settima lama, il settimo sigillo rappresenta la cosa finale, la sintesi finale. Allora, scegliamo le prime tre carte dei Tarot, scegliamo le prime tre carte dei Tarot e
cerchiamo di capire. Non è male, non è male. Qua però c'è un qualcosa da dire. Allora, il tuo problema è che sei una rompicoglioni, sei una lamentosa rompipalle. Il tuo problema è che sei una rompipalle, salutiamo anche Pink. Sei una lamentosa, ti lamenti sempre, questo qua, donna lamentosa. Tra l'altro poi ci sono delle donne o degli uomini anche, ma adesso parlo di donne, io ricordatevi che parlo come se la consultante fosse sempre donna e cercasse un uomo. Poi potete adattarla a tutte le vostre condizioni, se siete... come dire, gay e cercate lesbiche, va bene. Se siete lesbiche e cercate gay, va bene. Se siete, che ne so, queer e cercate trans, va bene uguale. Insomma, voi adattate alla vostra situazione. Allora, quindi tu sei lamentosa. Il problema è che sei lamentosa e ti lamenti. Ad esempio, ci sono donne che si lamentano che gioca con i tuoi sentimenti. Ma sta giocando con i miei sentimenti. Ma mi ha detto che aveva fatto, che avrebbe fatto questo, che avrebbe fatto quell'altro, invece non ha fatto niente. Scusate, ma c'è Amazon. Eccoci qua, riprendiamo, che succede niente. Sono andato a prendere un pacco Amazon, Befane, Citrulle, che cuscino e cuscino. Sono arrivati degli integratori di, come si chiama? Olio di pesce, omega 3. Allora, riprendiamo. Allora, quindi tu sei lamentosa, ti lamenti che questa persona ti piglia per il culo. Salutiamo Roxy, ti lamenti che questa persona ti prende in giro. Ma mi ha detto che faceva questo e non l'ha fatto. Ma mi ha detto che faceva quell'altro e non l'ha fatto. Ma mi ha detto che avrebbe fatto questo e non l'ha fatto. Ma mi ha detto quell'altro e non l'ha fatto. Ma ha detto che faceva questo e non l'ha fatto niente. No, sono gli omega 3. Gli omega 3 servono sia per la massa muscolare, servono per tenere a bada, diciamo, per tenere a bada come si chiama? Il colesterolo, i trigliceridi, hanno questa cosa qua. Gli omega 3 hanno tante funzioni, Io li prendo sempre perché gli omega 3 servono tantissimo. Allora, salutiamo Giovanna, anche per la palestra, perché contribuiscono anche alla massa muscolare. Comunque, salutiamo anche Betty Cottage. Allora, comunque tu sei lamentosa, sei lamentosa, sei una donna lamentosa, sei una donna che si lamenta troppo. Quindi non è che uno ti prende per il culo, è quando voi dite, cioè questo qua dovete capirlo, non esiste che qualcuno ti prenda per il culo, siete soltanto voi che vi fate prendere per il culo.
Di questo dovete esserne certe. Non ti puoi lamentare e dire, ma mi prendi in giro. Sei tu che sei cretina che ti fai prendere in giro. Punto. Quindi smetti di lamentarti. E cerca di diventare, quindi la situazione generale qual è? Cosa ti aspetti in amore? Niente di buono. Se continui a lamentarti non ti aspetta niente di buono. Tra l'altro non sei neanche il regista della tua vita, ti fai condizionare dagli altri. Questa è la situazione di partenza, fa schifo. L'unica cosa buona è che hai un obiettivo e vai alla ricerca di quell'obiettivo. Però bisogna fare attenzione, bisogna fare molta attenzione, perché se ti lasci condizionare dal giudizio degli altri, senza mettere in atto questo, siete cretine, non nessuno ti prende in giro se tu non sei cretina. Io in guerra, in amore, tutto è permesso, cara Sissi. Io posso dirti, cara Sissi, sono follemente innamorato di te, ma poi non è vero. Tu devi prendere atto che è colpa tua, che ci hai creduto, non colpa mia che te l'ho detto, Befana. La colpa è sempre la tua. E comunque sia, non dovete farvi più per il culo. Questo è il dato di fatto. Dovete imparare a valutare le azioni che le persone fanno, non tanto quello che dicono, no? Ma nel lontano 1999 mi avevi detto quello. Che ti ha detto quello e quell'altro? No, con la fiducia. No, che parte che si dice sfiducia. A fiducia che cos'è? Dovresti andare a studiare a scuola prima di... No, che devi partire in modo neutro, devi partire in modo né fiducia né sfiducia, guardi quello che fa una persona, no? Quando tu interagisci con una persona sei neutra, non mi fido e non mi fido, ma non lo vivo neanche come chi sia la fine del mondo, e tanto il mondo è pieno di pesci, un pesce vale l'altro fondamentalmente, ti prendi, io mi sono preso gli omega 3 e 400 soft gel, che me ne frega, cioè ho 400 soft gel, non è che è un pesce solo, cioè ho 400, quindi devi avere una visione migliore della vita. Vediamo i consigli dei Tarot Tarot. Allora, i consigli sono fare un atto di coraggio, uscire fuori, siete credulone e lamentose, non serve a niente, essere credulone non serve a niente lamentarsi. Donna lamentosa, donna noiosa, donna credulona, donna tardona. Donna credulona, donna tardona, donna lamentosa, donna noiosa. No, le ho girate tutte le carte, le ho girate tutte, Befana, le ho girate tutte le carte, Citrulla, le ho girate tutte, ho girato questa, qua che ti dice che non devi farti, condizionare dagli altri. Ecco, adesso vediamo gli altri tre consigli. Prima cosa, devi fare degli atti di coraggio, cioè quindi devi uscire dai tuoi soliti schemi comportamentali. Uscire dai soliti schemi comportamentali vuol dire che non ti devi lamentare, non devi stare lì a lamentarti, non devi stare lì a... Esci fuori, fai dell'altro, vedi altre persone, tutti i pesci stanno a mare, non accanirti. Sapete qual era il dogma fondamentale dei pick-up artist? È che non dovete assolutamente... temere la wanite è la cosa fondamentale, non dovete avere mai la wanite, perché la wanite rappresenta è la prima stesa, Citrulla, il Buddha, la wanite rappresenta, quindi fai un atto di coraggio, non beccarti la wanite e vai avanti. Tieni presente che il consiglio è devi saper affrontare il libertino è il diavolo tentatore. Questa persona qua con la quale interagirai non è una persona semplice, facile, è una persona che cercherà di manipolarti, vincolarti, che cercherà di sedurti, quindi tu devi sapere che però nel rapporto della seduzione, salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple, nel rapporto della seduzione è importante saper gestire anche la tentazione del diavolo, no? È perché il diavolo è una bella carta, è una persona intrigante, interessante. Certo, non ti eleggerà,
come unica, insomma, però sarai una delle tante concubine, insomma, quindi questo è quello che devi imparare a fare. E poi dovrai, se vorrai raggiungere il tuo obiettivo, dovrai iniziare a scalare la montagna, perché la montagna però, che sarebbe la vetta, vedete che c'è la bandiera sulla vetta, la vetta sarebbe la cima del tuo obiettivo, ma per raggiungere la vetta, il tuo successo sentimentale, affettivo, dovrai affrontare delle prove. Ci sarà il drago a sette teste che dovrai affrontare. Il drago a sette teste. Il tuo inconscio ha detto non temere la guanite. Comunque il tuo inconscio ha detto non temere la guanite. Giusto per fartelo notare dopo ricalcati di... Ah, il mio inconscio ha detto non temere la guanite. No, ma io non temo la guanite. Non temo la guanite. bella, vero l'intervista di Recalcati? E poi ci saranno nuove sorprese ancora, ci sono ancora delle cose che devo pubblicare, però non ve lo dico adesso, ce n'è una che parla di Adolf Hitler, del Mein Kampf, è interessante, e anche un'altra che vedremo, poi vi svelerò gli arcani. Salutiamo la Juanite. E quindi salutiamo anche Tug, brava, brava. E quindi questo è un po' il concetto fondamentale. Dovete imparare a superare, diciamo, tutte le vostre caratteristiche. Dovete imparare ad affrontare il drago a sette teste. E ogni testa del drago che taglierete sarà un'esperienza importantissima per voi. E vediamo, ecco il settimo sigillo. Il settimo sigillo ti dà. Il settimo sigillo ti dà una cosa interessante, e questa cosa interessante è il Tara Mantra. Quindi tu per fortificarti, per diventare una persona migliore, per diventare, sapete cosa? Ma sì, ma questo è ignorante. Sei te che sei un onanista. La Pink è un onanista, si automasturba da sola. Allora, quindi abbiamo quindi la carta del Taramantra. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Questa è la sintesi per dirti che se vuoi sperare in qualcosa di buono nella tua vita di merda, devi imparare a recitare questo. No, che prerogativa maschile? Sono le donne che si masturbano più di tutte. Che cavolo stai dicendo? Le donne lo fanno in tutti i modi, si infilano di tutto là dentro, dalle zucchine ai cosi della doccia, ai cetrioli, si infilano di tutto là dentro. Allora, passiamo alla seconda stesa, che è la stesa. È la stesa della piramide, la stesa della piramide, la stesa della piramide. Ma che stai dicendo entrambi? Voi vi infilate di tutto lì dentro, vi infilate di tutto, cioè ci mettete basta che trovate una cosa a punta, la infilate lì, la infilate. Andate a comprare le verdure, comprate proprio quelle zucchine, comprate le zucchine, comprate... Che poi non vi ho mai raccontato la storia delle zucchine. Non ve l'ho mai raccontata la storia delle zucchine. Devo raccontarvi la storia delle zucchine. Non mi sa che non l'ho mai raccontata la storia delle zucchine. Ve l'ho raccontata la storia delle zucchine. Citrulle, ve l'ho raccontata la storia delle zucchine. Ve l'ho raccontata o no la storia delle zucchine? Oh, qualcuno scriva. No. Allora, no, e allora ve la racconto. Allora, un po' di tempo fa, qualche anno fa, diciamo, penso almeno 10 anni fa, c'era una corsista, che adesso non mi ricordo neanche più il nome, vabbè, comunque c'era una che veniva ai miei corsi, mi seguiva assiduamente, li frequentava tutti i miei corsi, ed era una donna, boh, che all'epoca non so quanti anni avrà avuto, comunque... Over 50, mi sembra, una roba del genere, no? Ma io ero più giovane, perché comunque. E cosa faceva questa? Faceva praticamente
girava sempre con un attrezzino nella borsetta, no? E finiti i corsi avevamo l'abitudine magari di andare a mangiare qualcosa fuori, no? Lei sfoggiava questo suo gingillo che tirava fuori dalla borsetta, diceva: ah, vuoi vedere? Io uso sempre questo, uso sempre quell'altro, e tirava fuori questo gingillo, no? Poi una volta io gli ho chiesto: ma usi solo quello o usi anche altre cose? E lei diceva: no, uso, io sai che vado, quando vado dal verduriere e vado a comprare le zucchine, le compro di due dimensioni. Quando io dico c'è quelle grosse, gli faccio segno così. E poi per la, non è una barzelletta, giuro che è la verità, è un fatto vero, non sto raccontando una balla, è un fatto vero che è capitato. E praticamente comprava quelle più grosse per la parte anteriore e comprava invece le zucchine più piccole per la parte posteriore, perché lei usava la parte anteriore e la parte posteriore, no? Quindi utilizzava le zucchine più grandi per la parte anteriore, le zucchine più piccole per la parte posteriore. Vabbè, e questo, e quel giorno lì ha raccontato sta storia, no? Ha raccontato questa storia qua. Poi viene alla fine del corso, passano i mesi, io manco mi ricordavo più, passano i mesi, e arriva, lei siccome abitava fuori Torino, mi sembra, adesso non mi ricordo, comunque abitava un po' in un paesino fuori Torino, aveva una villettina con giardino fuori Torino. Tra l'altro, vabbè, aveva questa villettina fuori giardino, con giardino fuori Torino. Allora arriva la fine dei corsi, giugno, luglio, quando era, e dice: ah, vi voglio invitare tutti a cena, un gruppetto di più affezionados. Insomma, ci invita una sera a cena a casa sua, a mangiare nel giardino, no, praticamente. Oh, non ha fatto le zucchine in tutte le salse, c'erano zucchine ripiene, zucchine, io già non sapevo che cazzo mangiare, perciò no, le zucchine, ma no, le zucchine non mi piacciono molto, non so se, poi c'erano i peperoni, ma i peperoni chissà se vanno bene i peperoni, c'erano zucchine da tutte le parti, zucchine da tutte le parti, memore del racconto che ha fatto, zucchine ripiene, zucchine fatte in un modo, zucchine fatte nell'altro, e che ne so se le coltivava. E quindi bisognava, io cercavo tutte le cose mollicce che non potessero in precedenza essere usate per quello scopo. Eppure è vero, ragazzi, è vero. Allora, però andiamo avanti, su, tagliamo, quindi siamo rimasti alla stesa della piramide. Allora, c'erano zucchine ovunque, frigorifero pieno di zucchine, no, aveva cucinato zucchine in tutte le salse. C'erano le zucchine ripiene, le zucchine tagliate, le zucchine tagliate a fettine, zucchine dappertutto. E beh, perché io immaginavo che non è che quando le usava per le sue motivazioni poi le buttasse via, no? Le usava e poi se le mangiava pure, per cui. E allora, questo è, ed è un fatto reale, un fatto vero, è un fatto vero. Allora, comunque sia... Mescoliamo le carte. Almeno uno diceva: vabbè, dammi la zucchina quella più grossa, perché almeno, insomma, se quella più piccola veniva utilizzata per la parte posteriore, non era tanto un granché, insomma, comunque sia. E abbiamo dovuto cercare di mangiare cose che non fossero zucchine, però. Allora, mescoliamo le carte e tagliamo. Però fatto vero, ragazzi, fatto vero. Allora, beh, la cosa la vedo molto interessante. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo la luna, le tre lune cosa rappresentano? Le tre lune rappresentano l'energia femminile, quindi cosa ti aspetterà in amore? Ti aspetterà, diciamo, energia femminile. Quindi ti sta dicendo che è un buon periodo per te, perché in amore, diciamo, hai l'energia giusta per attrarre la persona giusta. Ovviamente devi tenere presente che qua c'è intrinsecamente anche un consiglio,
e il melone no. C'è anche un consiglio qua, e il consiglio qual è? Il consiglio è che non devi spogliarti completamente, perché se no si vedranno le macerie. Quindi tutte le donne sono belle nella penombra, tutte le donne sono belle al buio. Salutiamo anche la Stella Marina, tutte le donne sono belle al buio. Se ti spogli nella penombra, se ti spogli in penombra, non ti vedo, non ti vedo, può essere più intrigante. Se ti metti alla luce del sole, si inizia a vedere la tua cellulite, le smagliature, il flaccidume, e quindi non spogliarti mai. Tieni presente ancora che dipenderà la tua scelta anche dal luogo in cui ti trovi, dalla costellazione. Sei nella costellazione della Margascetta, quindi luna crescente e tutte le possibilità aperte davanti. Sei nella costellazione della Margasciona, cioè cinquantenne fino a 59 anni, e lì praticamente ormai hai subito l'ultimo tagliando, l'ultimo release software. L'ultima release software è stata scaricata, non ci saranno più aggiornamenti, praticamente vai verso il degrado. Oppure sei addirittura nella carampanaggine, quindi fase di luna calante, no? Però insomma dovrai sfruttare la tua energia femminile, è qualcosa che... Brava Gina, che può... E pensa che si può creare anche una situazione amorosa. Si può creare, abbiamo anche il fil rouge, si può creare anche una situazione amorosa. Quindi entrerà l'amore nella tua vita. Se tu, diciamo, è previsto che entri in amore, poi vedremo i consigli, ma è previsto che entri in amore, è previsto che entri l'energia dell'amore, è previsto che entri l'energia della sensualità, l'energia che vi unisce, il fil rouge che vi unisce, che vi fa... diventare, diciamo, più vi fa innamorare. Quindi quando siete innamorate siete tutte più belle, quando siete innamorate siete tutte più luminose, quando siete innamorate avete questo viso, diciamo, questo viso rugoso che ha un po' meno rughe, diciamo, no? Perché l'innamoramento stende, questa è la seconda stesa, l'innamoramento stende, e quindi ci sono questa carta, sono due figure, vedete, connesse da un filo invisibile, e avete la possibilità di creare, diciamo, di vivervi una vera passione d'amore. Una vera passione d'amore sta per entrare come uno tsunami nella tua vita. D'altra parte devi tenere presente che ho fatto anche un video oggi, se andate a vederlo, di 8 minuti. Salutiamo la Frittella. Tu non devi pensare che le persone possano cambiare. Cioè, uno dei più grandi errori, andate a vedere il video sul canale Massimo Tramaschi, è uscito alle 12 ed è un video di 8 minuti. Cosa dice questo video? Dice che il cambiamento in amore è una tua fregatura mentale, è una tua, come dicevamo prima con la nostra Sissi, no? È inutile che tu speri, hai aspettative che le persone cambiano, è un libertino, più o meno sarà sempre un libertino, quella è la sua natura. Se uno non si vuole sposare, come diceva Ricalcati ieri, vedrà sempre il matrimonio come un manicomio e quindi non si sposerà. Salutiamo Michela Trabucco. Ci sono Margascette sfatte? Beh, certo, però in linea di principio... Vabbè, certo, è vero quello che dice Michele, è vero, però in linea di statistica non è così. Statisticamente... diciamo, le cose non stanno così, no? È come dire, certo, uno può anche morire a 20 anni, però è più probabile che muoia se ne ha 90, no? Diciamoci la verità. È vero che può morire uno di 20 anni e uno di 90 rimanere vivo, ma mediamente scattano quelli di 90 e quelli di 20 restano vivi. Perché quindi mediamente le donne giovani sono più belle, più fresche, più vitali, quelle malgascione sono, insomma... cominciano, poi ovviamente è un qualcosa, no? Beh, ma non nessuno ti può prendere in giro, no? Ti fai prendere in giro tu da sola, perché ti innamori del libertino e speri che diventi un, come possiamo dire, che diventi fedele, ti innamori di quello che è possessivo e rompi coglioni, geloso, e speri che gli passi la gelosia. Non gli passerà niente.
Quindi tu devi essere fedele a te stessa. Questo è il concetto di Fuono. Devi imparare ad essere fedele a te stessa. Queste sono le prime tre carte. Vediamo le seconde tre carte cosa ci raccontano. Beh, allora, sono interessanti queste tre carte. E allora, la prima è il Toy Boy. Quindi questa persona che entrerà nella tua vita potrà essere una persona più giovane di te. Una persona che farà traballare le tue fondamenta da Malgashona, salutiamo anche Soul, farà traballare le tue fondamenta da Malgashona, tu resterai un po' sballottata. Tieni presente che il Toy Boy, a proposito di cose, non è una persona con la quale vive un amore completo. L'altra volta, sei Leti col nome di Soul? Ok, pensa a te, abbiamo la nostra Leti col nome di Soul in tutti i suoi più grandi travestimenti. Ciao Leti! Allora, dicevamo questo, no? Dicevamo questa cosa qua, e che cos'è questa roba, no? Questa roba è praticamente il Toy Boy. Non puoi pretendere da un Toy Boy che metta su famiglia con te, tutt'al più ti farà vivere un amore romantico. Tutt'al più ti farà vivere un amore romantico. Il Toy Boy usa la Malgashona o per sesso a basso impatto energetico, diciamo, oppure comunque il Toy Boy potrebbe essere anche il Peter Pan, no? Il Peter Pan ti potrà far vivere un amore romantico. Qua stai dicendo che comunque sia, il suggerimento è fai attenzione, perché tanto con questa persona non vivrai mai un amore completo. Se il tuo obiettivo è l'amore completo... brava, iscrivetevi anche al canale di Soul, che non so di cosa parli, però mandami il link del tuo canale che mi iscrivo anch'io, Soul, se non sono iscritto. Quindi c'è questo qua, il concetto fondamentale, no? E ovviamente se, tenendo presente questo, per te potrà splendere il tarasole, potrà emergere il tarasole, però il tarasole splende quando deve splendere, non è che ti cambia le cose, tu non puoi sperare di cambiare, ma il tarasole può brillare lo stesso. Devi semplicemente adattarti, prendere atto se ti va bene una cosa o se non ti va bene. Non è prendere in giro o non prendere in giro, sì. È se ti va bene una cosa, se ti va bene una relazione, tra virgolette, con una persona. E vabbè, mandami il link, 20 sonore, 432 Hz, mandami il link. Qui, se vuoi fare un'intervista la facciamo, Citrulla. Citrulla sempre Leti, o Soul. Ecco, quindi stavo dicendo, metti il link anche lì, no? Così si scrivono le margascione. Quindi comunque sia, il tarasole splenderà, ma non ti cambierà le cose, quindi devi adattarti. Se ti piace, viviti con l'amore lì, non stare a romperti i maroni. Siamo alla seconda stesa. E d'altra parte, e poi il suggerimento è cerca di sviluppare, di essere, di diventare una donna di qualità. La donna di qualità è la donna di qualità. È un punto importante, quindi tu sei una papessa, hai le tue qualità e quindi non devi niente a nessuno, hai tutte le chance di ottenere i tuoi risultati. Questa è la seconda stesa, vediamo l'ultima carta, è tornato a trovarci il diavolo, quindi la carta di sintesi è il diavolo. Vivrai l'amore ma con una persona libertina, con il butterfly. The Butterfly Collector, questo è il collezionista di farfalle, quindi ti vuoi vivere l'amore, devi sapere che è comunque una persona libertina, un Butterfly Collector, un Toy Boy, e se è così, è così, però ti potrai vivere terra sole, la passione, eccetera, però non devi rompere i maroni, e questo è, ma che non Nector, minchiona, questo è. Veniamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, Ma non hai postato nessun link, Citrulla, non vedo nessun link. Fatto dove? Non vedo nessun link, Citrulla. Abbiamo la stesa della stele, vediamo un po' cosa ci racconta la stesa della stele. Fatto cosa? Minchiona. Allora, vediamo cosa ci racconta la stesa della stele. Non si vede, non so perché, gli altri lo può... forse perché non si è abbonata, forse, non lo so. Vabbè, comunque, lo posto in community, mandami il link a me, lo posto in community. Mandami il link su WhatsApp, Citrulla, e lo posto in community. Vediamo cosa ci racconta la stesa della stele, la terza stesa.
Tagliamo, tagliamo, scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte e vediamo. No! No! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Eccola qua, l'equilibrio interiore, l'equilibrio interiore, l'equilibrio interiore. Quindi sta dicendo che in questa, dice qual è la situazione? Beh, se il tuo cuore sarà puro, se il tuo cuore sarà leggero come la piuma, potrà entrare nella tua vita veramente quello che tu desideri, perché potrai assurgere al regno degli dèi. E niente, nessuno ti potrà bloccare. Ecco il link di Letizia, eccolo lì, l'ha postato la stella cretina, la stella marina, l'abbiamo postato il link. Quindi potrai praticamente diventare una donna che assurgerà al regno degli dèi. E l'amore è vicino nella tua vita. L'amore è vicino, va bene, l'amore è vicino nella tua vita, quindi hai l'amore pronto, lapsus, non so cosa ho detto di lapsus, l'amore potrà sorgere nella tua vita, l'amore si potrà manifestare nella tua vita e questo è un punto fondamentale. Quindi tieni presente che ci sono tutti i presupposti perché tu possa vivere l'amore. E anche, diciamo, lasciarti andare a qualche trasgressione, non essere istituzionale. Sì, perché probabilmente ho messo le impostazioni che i link possono mettere solo gli abbonati, solo. Infatti Stella prima l'ha messo. Quindi è un'impostazione che funziona solo con gli abbonati. Ma comunque io l'ho posto in community, comunque la Stella l'ha postato. Allora, questo è il punto fondamentale. Vediamo le seconde stese. Le seconde tre carte dei Tarot, che cosa ti... Oh! Consigli, immignottisciti un pochettino, cara Leti, immignottisciti un pochettino, perché se vuoi veramente raggiungere dei grandi risultati, basta con la suorina, vogliamo che tiri fuori il mignottone da corsa che vive dentro di te, basta con la suorina. È venuto nel dritto il mignottone da corsa, quindi basta suorina, viva il mignottone da corsa. Immignottisciti e vedrai che arriveranno delle cose spettacolari nella tua vita. Immignottisciti, questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio, definisciti un obiettivo preciso. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. E il terzo consiglio è un po' con la prima, diventa una donna di qualità, diventa una donna di qualità. Il maschio lo chiamiamo libertino, tombeur de femme, oppure c'è differenza tra il playboy e il latin lover. Perché il playboy è il ragazzo che gioca, il latin lover è l'uomo latino che ama. C'è differenza tra il playboy e il latin lover. Il playboy è il ragazzo che gioca, il latin lover è l'amante latino. È molto diversa la cosa. O tombeur de femme, quindi sviluppa la tua qualità. Hai tutte le potenzialità di tirare fuori, diciamo, hai anche la luna sopra di te che rappresenta l'energia femminile, puoi ottenere grandi risultati nella tua vita, grandi risultati in amore. E la sintesi del tutto è devi diventare una sirena. La sirena è colei che attira, non è colei che si appiccica allo scoglio, ma è la sirena, nomi diversi, ma il risultato non cambia. No, beh, c'è differenza, come c'è differenza tra il Casanova e il, diciamo, il Don Giovanni, perché il Casanova seduceva per amore, poi una volta che aveva sedotto si allontanava, ma seduceva donne di qualità, seduceva donne ricche, seduceva donne
benestanti, donne principesse, eccetera, eccetera. Mentre il Don Giovanni si faceva la servetta, si faceva la cameriera, insomma, si faceva tutte donne così, insomma, perché per il Don Giovanni non era interessante, diciamo, a parte che il Don Giovanni è una finzione, non era interessante trovare una donna di qualità, insomma, gli andava bene la servetta da osteria, per dire, no? Mentre il Casanova mai e poi mai sarebbe andato con la servetta da osteria. Il Casanova andava, erano tutte nobili donne, erano tutte donne, diciamo, erano tutte donne di grande valore, insomma. Bene, bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete